il ritorno di un reality assente da tempo dal piccolo schermo, si è pensato a Maria De Filippi. Mediaset ha deciso di puntare al rialzo, scegliendo la conduttrice Pavese al posto di Ilary Blasi. In vista della fine di questa lunga edizione dell'Isola dei Famosi, si stanno facendo strada le prime indiscrezioni sul futuro del reality sulla sopravvivenza. E secondo alcune voci di corridoio, il destino della signora Totti e del reality Adventure sarebbe in sospeso. I vertici di Cologno Monzese non sono ancora certi della programmazione della prossima stagione televisiva, che sarà nel segno comunque di grosse novità. Da tempo si parla del ritorno in TV della Talpa, un reality che non ha goduto del successo aspettato, neanche con il suo rilancio a Mediaset. Di fatto è andato in onda nel 2003 sino al 2005, prima su Rai 2 per poi passare su Italia 1, dove è andato in onda per due altre edizioni. Il testimone della conduzione dovrebbe passare da Paola Perego a Maria De Filippi, che potrebbe rubare la scena ad Ilary Blasi dopo due edizioni entusiasmanti, in termini di ascolti, alla guida dell'Isola dei Famosi. Infatti, ad oggi, il reality sui naufraghi non risulta certo nel prossimo palinsesto di Mediaset. Ma a questa supposizione si è avvicendata un'altra. I due reality Mediaset potrebbero essere affiancati in modo che l'uno faccia da traino all'altro. Una soluzione strategica per rilanciare la Talpa e fargli conquistare la fetta di pubblico che è solita seguire le dinamiche dei naufraghi in Honduras. Mediaset ha intenzione di sbancare contro i suoi avversari di rete investendo su ben tre reality in onda in successione. Per il momento le poche conferme riguardano solo la programmazione del Grande Fratello VIP, che aprirà i battenti a settembre con il mattatore delle passate edizioni, Alfonso Signorini. Invece il nome di Maria De Filippi è stato avanzato per rilanciare un reality sul quale Mediaset è decisa a giocarsi tutte le carte a disposizione, per vincere la partita degli ascolti contando sul grande coinvolgimento